Salve a tutti e bentornati nel canale. Io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Purtroppo oggi non mi vedrete, sono sorti alcuni problemi tecnici. Non potete vedere il mio nuovo microfono Shure, però potete sentire un po' come suona. Questa cosa mi dà anche la possibilità di aprirmi un po' di più al mestiere del podcaster. Diciamo che fare video e fare podcast in teoria sono la stessa cosa, ma in realtà non proprio. Per cui niente, oggi questo video dovrà andare per forza così. E niente, prima di iniziare volevo parlarvi un po' di quello che è successo ultimamente. Sono andato al concerto dei Fintroll, come potete vedere dalle immagini che vi sto passando. E è andato bene, ma non bene. Diciamo che sarebbe potuto andare meglio. E purtroppo non ne parlerò bene dell'organizzazione, perché mi ha molto, ma molto, ma molto deluso la data a cui sono stato. Perché purtroppo c'era scritto sul biglietto data di inizio concerto alle 9. Poi, se non fosse che sono andato a vedere appunto sull'evento, sui social, l'orario era stato cambiato. Io purtroppo non sono riuscito ad arrivare in tempo, perché con me avevo appunto Francesco, che era andato al lavoro e aveva staccato abbastanza tardi. Fatto sta che sono arrivato tardi e sono partito probabilmente alle 6 e sono arrivato alle 8. Perché a Roma pioveva, perché era intoppato tutto, perché il navigatore vuoi quello che vuoi, sono arrivato alle 8 e mi sono perso i Brimir, perché sì, si chiamano così a quanto pare, e per una volta che pensavo di avere la pronuncia giusta, niente, neanche loro. Mi sono perso i Brimir, che tra l'altro avrei voluto vedere, cioè io stavo andando lì praticamente solo per loro, non dico solo per loro, ma poco ci mancava, insomma. Niente, me li sono persi. Sono arrivato che praticamente avevano appena finito l'ultima canzone e non potete immaginare le bestemmie che sono scese in quel momento. Come io, molte altre persone se li sono persi e è stato veramente brutto, ma mi ha pianto veramente tanto il cuore vedere i Brimir che hanno suonato con sì e no 15 persone. Un gruppo veramente che merita di essere scoperto, che praticamente ha suonato davanti a pochissime persone. Poi vabbè, quello che è successo dopo, in poche parole si sono sbrigati a cacciarci via, perché dopo c'era un altro evento, ma l'organizzazione è veramente stata pessima, devo dire. Non lo so, raga, sinceramente io ci sono rimasto malissimo, perché pago il biglietto per vedere tre gruppi e ne ho visti due. Non lo so, cioè ci sono rimasto male perché volevo vedere i Brimir. Non mi va di parlarne, sinceramente. Poi magari, voglio dire, hanno fatto tutto quello che potevano, sì, l'hanno scritto sui social, però che vedevo di? Non lo so, raga, sono rimasto veramente male. Ci sono rimasto veramente, veramente tanto male per quanto riguarda questa cosa. Detto questo, Skalmod e Fintroll sono stati fenomenali. I Fintroll devastanti, poi Skalmod pure. Comunque, torno a casa con 3 CD. Due ve ne parlerò in futuro, perché sono nuovi per me relativamente. Uno è nuovo perché praticamente me l'hanno dato il giorno prima dell'uscita, e un altro invece sono i Nazgul Rising. Mi si è presentato appunto un membro del gruppo e mi ha detto fammi sapere cosa ne pensi. Allora, te lo vorrei dire adesso, però ci farò un video a parte. Farò un video a parte per parlarne, perché veramente sono rimasto colpito. E
non ho proprio il tempo materiale di parlarne in questo video. Comunque sì, tanta roba e te lo dirò in un video a parte. Ultimo ma non ultimo, Arpitanian Lens degli Enisium, atmospheric black italiano che già conoscevo e sinceramente se non lo conoscete vi consiglio di andarlo ad ascoltare. Detto questo, signori, oggi ho parlato anche troppo e oggi andiamo ad ascoltare le parole di Vlad Tepes in un'intervista che gli è stata fatta nel 95 da parte di un magazine che si chiama Kill Yourself. Ho trovato questa intervista mentre facevo le mie ricerche sulle Legion Noir. Ora, io questa intervista già ve l'ho detto nel video precedente e in poche parole ho voluto portare questa intervista proprio perché questa intervista ci fa capire il ragionamento che c'è dietro questo tipo di movimento. Si parlerà anche di un confronto, se così vogliamo dire, con la scena scandinava, quella norvegese, quella svedese e quella finlandese. Bisogna un attimo capire con chi abbiamo a che fare, con i membri delle Legion Noir, cosa che purtroppo non è venuto fuori dal video precedente. E avendo visto che, avendo trovato questa intervista fatta a Vlad Tepes, ho detto: mi sa che questa intervista va tradotta perché ci fa capire effettivamente che tipo di persona è e che tipo di pensiero avevano. Ve ne accorgerete anche in alcune domande, infatti ve lo dissi anche nel video precedente. E niente, raga, detto questo, andiamo a vedere che cosa è uscito fuori da questa intervista. Abbiamo qui la band black metal francese Vlad Tepes, che è stata recentemente accusata di aver inviato diverse minacce di morte ad alcune band ed etichette. Questa cosa mi ricorda un po' qualcosa, però vabbè. Ora Vlad ci racconterà di più su questo ed altri argomenti. Siamo qui per pervertire quei vermi dei cristiani che presto affronteranno l'olocausto nero. Ok, allora, partiamo con la prima domanda. Prima di tutto, potrebbe parlare dei debutti demo della band War Funeral March? Che cosa ha da dire Vlad su questo nastro, su questa cassetta? E che risposta ha ricevuto? War Funeral March è un demo di 5 tracce che è stato registrato nell'agosto del 94, quindi è un disco ormai piuttosto vecchio. L'unica cosa che posso dire è che è black metal. Suono musica nera, alla maniera di Vlad Tepes, e così rimarrà per sempre. Per quanto riguarda la risposta, il feedback, diciamo, non è affatto un mio problema. Full Moon Production ha i suoi problemi a vendere il nastro, lasciagli fare ciò che vogliono. La seconda domanda è: onestamente parlando, non mi chiedo se tutti i problemi li ha riscontrati Full Moon Production, visto che il prezzo è $10 per una cassetta, ed è un prezzo orribile. Ma cosa ha da dire Vlad su questo accordo con Full Moon Production USA? Perché la band ha scelto questa etichetta? Vlad crede davvero di meritare questo accordo? Oppure è arrivato solamente per la loro, tra virgolette, immagine satanica? Full Moon Production mi è piaciuto molto con il nostro re, punto 1993. Così ci ha offerto un contratto per una cassetta e l'abbiamo fatto. È stato il primo a chiedercelo. Ad ogni modo, questa concezione delle etichette del black metal non va più d'accordo con quella che è la nostra. Faranno un grande mercato e questo non va bene. La perfetta etichetta black metal è la French England Production, dall'inizio alla fine. Aspetta e vedrai. Non c'è mercato. Ci sono i nostri obiettivi coinvolti ed alla fine c'è la morte. Vlad Tepes e alcune altre band black metal francesi hanno formato un'organizzazione chiamata Black Legions. Vorrei che mi raccontassi qualcosa in più. Quali sono gli obiettivi e quali band ne fanno parte?
Ho anche sentito che ci sono stati problemi con la polizia locale. Una Black Legions? No. Noi siamo le legioni nere di Satana. Siamo i guerrieri immortali di sangue imperiale nero. Siamo qui per pervertire i vermi cristiani che dovranno affrontare l'olocausto nero. È vicino. E non è un'organizzazione. È un circolo di anime. Inoltre, nessuno può giudicarci, perché non apparteniamo all'umanità. Ne siamo così lontani che non riescono nemmeno a capire cosa siamo. Possono solo temerci, perché siamo il volto della loro stessa morte, quando torneranno alla polvere e al vuoto da cui sono venuti. Le band di cui mi hai chiesto sono Mutilation, Belketr e Vlad Tepes. Solo black metal, sia chiaro. Abbiamo avuto problemi con la polizia. Niente ci fermerà. Niente può fermarci. Diverse voci dicono anche che Vlad Tepes ha inviato minacce di morte a diverse band come Impaled Nazaren, finlandesi, Sigillum Diaboli, sempre finlandesi, e alcuni membri hanno anche minacciato. Qui, signori, non sono riuscito a comprendere bene che cosa c'era scritto. Così ho chiesto a Vlad come sono andate veramente le cose. Non sono solo voci. Band come Impaled Nazaren e Sigillum Diaboli affermano di essere gruppi satanisti e black metal. Ma sai cosa sono? Ridono solo di Satana. Guarda questo mica, sposato con una puttana, un hippie. È solo un normale essere umano, ma afferma di essere un satanista. Quegli altri suonano musica grind, non è black metal. Tutto questo deve essere pagato. Sarà vendicato e loro non conoscono i nostri poteri. Anche il nostro culto non sarà più distrutto. Tornerà all'oscurità con noi. La guerra oscura è stata dichiarata. Osmose Prod ha commesso un grosso errore aprendo il mercato al black metal. Conosceranno le conseguenze del loro errore. Non sono gli unici, perché ce ne sono milioni di altri e affogheranno nel loro stesso sangue marcio. Comunque, nessuno di questi maiali vedrà mai i nostri volti. Sentiranno le ali di Satana. Non abbiamo mai inviato minacce per divertimento. Tutti possono venire a casa mia e cercare di uccidermi, ma ci renderà solamente più forti. Inoltre, aspetto tutti quelli che vogliono venire da me. Quindi la porta è aperta, in poche parole. Allora, poi ho chiesto a Vlad cosa pensa di un'altra organizzazione di questo tipo, la True Norwegian Black Metal, Black Metal Mafia. Cosa pensa di tutti quei reati come uccisioni, incendi, profanazione di tombe, rapine che hanno commesso? Qual è l'opinione di Vlad sull'assassinio di Euronymous? Attenzione, perché qui adesso dovete seguire bene questo passaggio, perché qui si capisce tutto quello che è il pensiero delle Black Legions francesi. Non ci sono circoli della nostra specie in tutto il mondo, per quanto ne so. La mafia norvegese ha fatto molte cose cattive a questo mondo. Purtroppo vediamo oggi quello che erano veramente. Voglio credere che erano solamente giovani, diciamo inesperti, o comunque sia, penso di averla, diciamo, presa così, insomma, più o meno. Ci sono comunque delle eccezioni, ma molto poche. Non darò il nome. Presto verranno loro stessi da noi. Con la morte di Euronymous, i Mayhem sono definitivamente morti. Cheat. Vabbè. Ed è meglio così, perché aiuterà il black metal a tornare all'oscurità. Inoltre,
vorrei dire ad alcune persone che chi fosse veramente Euronymous, satanista, comunista o pedofilo o altro, non mi importa della sua morte. Deve essere in pace ora, quindi non mi lamento di lui. Per quanto riguarda Varg Burzum, non ho nessuna opinione. Noi abbiamo le nostre opinioni e lui sicuramente le conosce. Per quanto riguarda Vlad Tepes, è etichettato come true black metal. I membri della band devono essere satanisti, quindi ho chiesto a Vlad di dire di più sulle loro credenze. So che sono molto personali, ma non importa. Cosa pensa il nostro ospite del satanismo laveiano e di questo, così chiamato, di questa così chiamata adorazione del diavolo primitivo? Non ho mai esposto le mie convinzioni. Ad ogni modo, la musica black metal è il risultato dei sentimenti di un satanista. Quindi il black metal è il risultato del mio essere satanico. Abbiamo il nostro modo di adorare qualcosa. Penso che l'adorazione primitiva del diavolo tragga le sue radici dal cristianesimo, una sorta di ribellione alla bontà cristiana. È un movimento molto relativo. Il satanismo di Lavey è solo merda umanistica per guadagnare un po' di soldi, molto irritante e molto umano. Il mio fine è l'olocausto nero, la morte del mio corpo di carne, l'offerta del mio sangue a Satana. Il cristianesimo è il risultato della debole concezione dei più forti. I deboli pensano che sarebbero stati persecutati dai forti perché non potevano fare quello che fanno i forti. Così stabilirono un anziano per... Anche qui purtroppo non sono riuscito a comprendere la parola e la frase è un po' sminchiata per questo. Gli umani in generale erano deboli e è la base di tutte le religioni. Penso di aver esposto tutto quello che penso, che ne penso a riguardo. Il forte sta scacciando il debole e il risultato è l'olocausto nero. E qui, signori, si arriva veramente a qualcosa di clamoroso, veramente, veramente clamoroso. Poi ho chiesto di parlare a Vlad sull'emozione chiamata amore, il debole sentimento prodotto da cristiani senza cervello, come dicono alcuni. Vlad potrebbe dire che ama qualcuno come i suoi genitori o una possibile fidanzata? La risposta di Vlad, vi dico la verità, mi ha letteralmente scioccato, perché per arrivare a dire una cosa del genere non so quanto tu possa essere un personaggio, a meno che comunque sia non è stata preparata una risposta del genere, però effettivamente, essendo che in quegli anni si scambiavano le lettere, comunque sia, diciamo che le interviste si facevano così, molto probabilmente, però c'è da dire che anche solamente arrivare a pensare una risposta del genere, non lo so, a me veramente ha scioccato. Potrei sicuramente amare un'anima innocente, ripulita da ogni concetto umano. Così ho potuto insegnare a quest'anima il mio concetto di vivere e morire. Penso e ho l'esperienza di un fratello, di un mio fratello, che una bambina possa essere amata così. Sfortunatamente non è possibile su questa terra, quindi rimane solo la morte. Il concetto umano di amore significa per me solo debolezza. I miei genitori sono esseri umani e mi aiutano, ma non li amo di certo. Inoltre non ho una ragazza. E qui sinceramente non ve lo voglio leggere perché è abbastanza pesante come cosa, però diciamo che lo vedete, insomma, quello che c'è scritto. Mi dà tristezza perché non mi piace vedere molto di più. L'amore e l'odio sono una cosa sola. L'amore porta già all'inganno, quindi diventa odio.
gli inganni sono milioni e milioni, l'odio cresce sempre di più. Come tutti possono vedere dalle foto in queste pagine, anche Vlad Tepes sta utilizzando questo tradizionale black metal stuff come corpse painting e diversi tipi di armi. Ma perché? Quanto interessa alla band che le loro foto sembrino cool? È importante tutto ciò? L'unica cosa che dico a riguardo a questi corpse painting che ci aiutano a mostrare come sono i nostri volti, come sono le nostre anime, intendo. Siamo bestie. Vogliamo schiacciare la nostra immagine umana. È tutto. La parola soldi. Cosa significa per Vlad? La sua band, la black metal band, in poche parole, ha permesso di guadagnare dei soldi con la sua musica? In poche parole, gli sta chiedendo se abbia mai guadagnato qualcosa con la sua band. Vlad Tepes sarebbe pronto a guadagnare seri soldi con la sua musica? Le band black metal dovrebbero essere firmate con grandi etichette? Il denaro è un concetto umano, poiché il black metal è in sostanza la musica di un satanista. Il denaro non dovrebbe essere guadagnato con esso. Come ho detto prima, il black metal tornerà all'oscurità e non ha più nulla a che fare con i vermi e il denaro. Quindi i Vlad Tepes non guadagneranno mai i soldi con la loro musica. È difficile prendere sul serio tale dichiarazione. Mentre Vlad Tepes vende la sua demo a un prezzo alto, $10, è quasi il doppio del normale. Perché band come Vlad Tepes vendono anche i propri prodotti se i soldi sono così scarsi? Cioè, in poche parole, lui gli stava chiedendo: perché vendete a un prezzo così alto, che è $10, se non potete permettervi un prezzo minore? In poche parole, se loro vendono a $10 è perché comunque sia le spese sono abbastanza alte. Quindi la domanda è questa: perché band come Vlad Tepes vendono i propri... ok, ma tutti possono pensare quello che vogliono. Cosa significa black metal per Vlad? Perché ha scelto di suonare questo tipo di musica estrema? È un vizio mescolare le religioni con la musica, che sono due cose completamente diverse, in poche parole? Il black metal può essere suonato perché è divertente, perché lo pratichi? Siamo satanisti, in sostanza. Come esseri forti creiamo la nostra arte. Con tutto l'odio che le creature di Dio ci danno, penso che sia normale che le nostre arti si trasformino in cose cattive. Parlando poi, ecco, di sentimenti di odio, dolore, depressione, in poche parole Vlad sta dicendo che le canzoni black metal sono arte, cioè il black metal deve essere fatto solo da satanisti, e appunto, come esseri forti, noi creiamo la nostra arte, che poi questa arte va a parlare appunto di cose cattive, che sono sentimenti di odio, dolore, depressione, eccetera eccetera, tutto ciò che distrugge il verme umano. La musica black metal è una di queste grandi arti. Non c'è religione mescolata al black metal. Quando le religioni sono mescolate alla musica, ne risultano sentimenti deboli, pseudo arte. Sembra che la maggior parte delle band black metal, almeno la maggior parte delle migliori, si siano riunite in tre scene principali: Norvegia, Svezia e Finlandia. Cosa ne pensi a riguardo? E come confronteresti la scena francese a queste altre tre? Queste tre scene non hanno nulla in comune con noi. Ad ogni modo, le band norvegesi hanno fatto delle belle arti, diciamo, riconducendosi alla domanda di prima. Ma sfortunatamente non sono così alte
come ci lasciano credere. Quelle svedesi hanno appena seguito i norvegesi, credo. Potrebbero esserci alcuni satanisti, ma pochissimi. Ma scusa, penso davvero che non ci sia un'unica vera band black metal in Finlandia. Infatti non mi importa più di tutti loro. Non riesco più a sentire la loro musica sapendo chi sono. Non ci sono gruppi true black metal in Finlandia? Allora non so cosa intendi con stupida merda true. Ma Vlad dovrebbe rivalutare band come Dark Woods, My Betrothed, Natvindens, Grat e Azazel. Come al solito la mia pronuncia è quella che è. Vi prego di perdonarmi. Comunque, il prossimo argomento è il lato lirico di Vlad Tepes. Quanto Vlad fa attenzione ai loro testi e da dove arrivano le sue influenze? Ho inoltre chiesto a Vlad di scegliere tre loro brani e raccontarci qualcosa in più del concetto lirico, del concept appunto. Ci chiamiamo Vlad Tepes, quindi mi piace scrivere i nostri testi descrivendo il nostro obiettivo attraverso temi classici come la Transilvania, i vampiri, le foreste oscure e profonde con il castello. Classici così ma oscuri allo stesso tempo. Quindi provate a immaginarli voi stessi. Parlerò semplicemente di queste vecchie canzoni. Under the Carpathian Yoke dice che siamo il male, siamo la natura, siamo Satana e governiamo questo mondo. In Holocaust to Natural Darkness parla del nostro suicidio, quando offriamo il nostro sangue al maestro. Massacre Song from the Devastated Land parla della distruzione del cristianesimo e dell'umanità che conduce questo mondo al caos. Sono i miei sentimenti, assetati di sangue. Quanto a Vlad interessano le tematiche attuali nel mondo? Cioè gli sta chiedendo appunto quanto gli importi dell'attualità, come appunto argomenti. Infatti qui gli dice: è preoccupato riguardo l'inquinamento, la sovrappopolazione, le guerre, la criminalità e la diffusione delle malattie? E Vlad gli risponde appunto: il mondo sta crollando, l'olocausto nero è vicino, vorrei vedere tutti questi vermi che cercano invano di salvare la terra, quanto sembrano ridicoli, vorrei vedere questo mondo cadere, guarda, la fine è vicina, è fantastico. Per che tipo di persone sta facendo la musica Vlad Tepes? In poche parole gli sta chiedendo: qual è il tuo pubblico? Qual è il mercato a cui ti stai riferendo? Dà fastidio a Vlad quando tutti i tipi di ragazzi comprano i loro dischi? Cioè, gli sta chiedendo in questo momento, ti dà fastidio se tutti dovessero comprare i tuoi dischi, anche diciamo dei poser, tra molte virgolette poser? La musica black metal dovrebbe essere diffusa tra il mainstream e i grandi negozi di disco? Abbiamo fatto War Funeral March per mostrare alla gente che il vero black metal non era morto. Ora faremo una release che mostrerà alla gente cosa siamo e cosa sono loro. Adesso molta gente non sa chi e cosa sono, ma lo capiranno. Ogni fake, ogni modaiolo, così come ogni satanista, saprà cosa è. Vi sputiamo addosso. Allora il vero black metal tornerà all'oscurità. Faremo la nostra musica solo per noi. Nessun orecchio umano dovrebbe più sentire qualcosa prodotta da noi. Infatti, il black metal deve morire.
qui vi traduco solo la seconda parte della domanda, perché non sono riuscito a capirla, a comprenderla bene la prima parte. Però in poche parole gli sta chiedendo se hanno mai suonato qualche tipo di performance live, qualche concerto, o se in caso vorreste farlo. E Vlad risponde: nessun concerto nel black metal, non può esserci una connessione tra noi e loro, i vermi. Non faremo mai concerti per il normale pubblico, per il normale pubblico metal senza cervello. Siamo i re. Questo era tutto per questa volta. Qualche messaggio per il mondo? Aspetta l'Olocausto Nero. Ascolta l'ultimo sospiro di Dio. Chiunque sia interessato può ordinare Wolf Funeral March, la demo tape, per $10. Eccoci qua. Volevo concludere questo video con le mie ultime considerazioni. Insomma, volevo un attimo fare un recap su quello che abbiamo letto e, insomma, dirvi un po' la mia su questo argomento. Allora, è un po' difficile sinceramente farvi capire ciò che penso di questa intervista. Però in realtà ci ho pensato molto in questi giorni mentre stavo proprio traducendola. E sinceramente le dichiarazioni di Vlad sono molto pesanti, e stavo pensando di quanto comunque possa essere difficile per una persona davanti a un giornalista fare queste dichiarazioni, questo tipo di dichiarazioni, senza pensarle, per quanto tu possa impersonare quel personaggio. Però effettivamente la mia socia Virginia, in questi giorni, mentre io ho letto appunto alcune dichiarazioni, mi ha fatto ragionare sul fatto che sì, è vero, loro credo siano stati faccia a faccia, perché appunto il giornalista faceva appunto delle domande e rispondeva alle dichiarazioni che aveva fatto Vlad. Quindi ho pensato che sicuramente erano faccia a faccia, o comunque sia al telefono, in qualche modo si devono essere sentiti. Il fatto è che a cui mi ha fatto ragionare Virginia è proprio che probabilmente Vlad si era già preparato le risposte da dare, e quindi magari era un po' più facile rispondere a determinate domande, anche se comunque sia, ripeto, per me è molto difficile pensarlo, dato che anche solo arrivare a pensare certe cose devi avere una mente abbastanza malata, a parere mio. Poi probabilmente è come dice lei. Io sinceramente in questo momento in cui sto registrando questo video rimango con il dubbio che probabilmente in futuro sarà risanato. Però non lo so, io in questo momento ho i miei dubbi su alcune cose. Molto probabilmente Vlad alcune cose le pensava veramente. Magari le ha, come dire, probabilmente le ha ingigantite. Però fatto sta che anch'io, stando su YouTube, essendo un content creator, mi rendo conto di quanto sia molto difficile impersonare un personaggio, per cui tante cose che magari un personaggio dice sotto sotto le pensa. Ed è con questa cosa che io sinceramente vi voglio lasciare oggi, con il dubbio, con il beneficio del dubbio. Chissà se effettivamente Vlad pensava a quelle cose, o almeno solo una parte, non dico tutte. Signori, io veramente vi ringrazio per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Se il video vi è piaciuto e vi interessano
le mie tematiche, vi consiglio di iscrivervi al canale così non perdete i prossimi video. E se pensate che me lo sia meritato, dato il gran culo che mi sono fatto per tradurre l'intervista, lasciate un bel like e consigliatela a chi può piacere questo tipo di tematica. Signori, di nuovo, grazie a tutti. Ci si becca in un prossimo video. Ciao.